Un saluto a tutti da Mr. Beat 1991. Ci eravamo lasciati qui davanti alla porta della foresta. Qui, una volta che comunque avete fatto un bel po' di punti, una volta che avete livellato parecchio, è ora di comunque proseguire il nostro cammino verso la seconda campana. Lo potete vedere, io sono aumentato di livello, sono adesso al 208. Sono dato un po' da fare. Ok, adesso do noi dobbiamo andare a suonare la dobbiamo andare, scusate, nel borgo dei non morti, nella parte inferiore. Ora vi spiego come arrivarci facilmente. Ovviamente avevamo già battuto la falena, un boss non molto complicato, però dipende anche dalla classe con cui sei. Abbiamo visto anche dove evocare un fantasma che vi può dare una mano. Così, se potete fare, ovviamente per evocarlo dovrete essere umani, quindi dovrete ritornare a Falò, fare torna umano e a posto. Ok, allora adesso noi dobbiamo tornare quasi all'inizio del nostro percorso, quindi la strada è parecchio lunga in questo momento. Fortunatamente abbiamo comunque attivato l'ascensore al comune dei non morti, facilitando come si dice, il processo. Se voi comunque andate dentro la foresta, troverete anche un tizzone incantato dentro un baule. Basta che lo date a questo fabbro e da lì potrete fare anche armi incantate. Quindi lo trovate vicino ai funghi. Lo custodiscono dei funghi che sono molto molto forti. Cioè hanno un danno elevatissimo. Non sono veloci, ma se vi colpiscono vi fanno male. Anche se avete lo scudo, cioè magari vi porta la stamina a zero. E magari vi dà anche qualche colpo. Sono due funghi e poi dei funghetti. Non so, sono. Comunque sono dei. Oh, caspita. Sono dei personaggi, cioè sono dei nemici abbastanza tosti da uccidere perché hanno una vita molto elevata, una difesa molto alta e un danno molto alto, cioè sono proprio bastardi. Ok, io ho sbagliato, scusate. Mo quando scendiamo. No, perché se vado di qui la allungo, quindi è meglio evitare di perdere troppo tempo. Ok, risali. Aspettate che il bottone in mezzo ritorni su. Adesso dovremmo farci strada. Adesso dovremmo andare da un boss abbastanza pericoloso, quindi attenzione. E troveremo anche mo vi faccio vedere uno spirito oscuro. Uno spirito oscuro che vi invaderà il vostro che invaderà il vostro mondo. Sarà abbastanza. Oh, cucane! Ma quando è qua Balder? Cioè, i cavalieri di Balder fanno sto danno. Ecco. Ok, spada da lato di Balder. Voi cercate comunque di livellare il più possibile, cioè. Dovete livellare. Andate lì nella foresta. Rimaneteci per qualche giorno. Piuttosto non andate avanti nella storia. Ma davvero è molto importante in questo gioco livellare, perché più livellate, più c'è possibilità che potete evocare le persone, più armi potete ottenere, più sarete forti. Io comunque sono al livello. Sono al livello 200. Cos'era? 208, se non sbaglio. E comunque cioè persone da evocare per darmi una mano le ho trovate. Ovviamente vicino ai boss, comunque a quelli un po' più bassi di livello, è più difficile per me trovare qualcuno da evocare per aiutarmi.
Però diciamo che non è del tutto impossibile. Cosa fai te? Qua balli. Ora dovremmo tornare, adesso siamo sotto il drago, se non vi ricordate, cioè se non mi sbaglio. Siamo sotto al drago. Allora, per prima cosa andiamo al falò qua sotto e recuperiamo vita e fiaschette nel caso siamo un po' a corto. E se avete un'umanità, usatela e tornate umani. Ah, ho sbagliato. Adesso andremo ad affrontare le profondità. Cioè, sì, le profondità. No, non le profondità, scusate. Il borgo dei non morti, la parte inferiore. Profondità, un'altra area. Ogni tanto faccio un po' di confusione. Comunque, equipaggiatevi con l'arma migliore che avete. Con l'armatura, scudo. Allora qua il drago è sopra qui, un trucchetto. Uscite, salite queste scale, arrivate in mezzo e ritornate giù. Vedete? Ci pensa il drago a uccidervi i mostri, cioè i non morti. Adesso dovete fare una corsa, veloce, veloce, più veloce che potete. Quando sentite che sta per sputare fuoco. Come adesso, io non l'ho sentito perché tengo il volume un po' basso. Cercate di fermarvi, di proteggervi. Comunque scusate se negli altri video non si sente l'audio. Ok, ho usato la chiave dei sotterranei. Però ho avuto non un problema, è stata una mia dimenticanza, mi sono dimenticato di impostare come si chiama? L'uscita dell'audio dall'HDPVR, cioè dal registratore che uso. Allora, adesso voi, una volta che scendete queste, cioè una volta che scendete da queste scale, non andate dritti, andate a destra, salite queste scale, che andremo a aprire una porta. Ok, vedete? Che ci condurrà all'inizio, cioè all'inizio nel senso al borgo dei non morti. La parte superiore però. Vedete? Dove siete? Oh. Ok. Siete qui. Quindi adesso nel caso in cui morite, vi ritrovate qui. Stavo rischiando anche di cadere giù, 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 giù e di morire. Ok, adesso dovete fare attenzione. Per un semplice motivo. Adesso troviamo nuovi nemici, sono questi cani. Non sono fortissimi, il loro danno non è molto elevato, però sono cani velenosi. Quindi non fatevi attaccare troppo. E poi qua troveremo una persona, un NPC del gioco che vi darà una mano. Noi abbiamo la chiave della residenza. Prima vediamo cos'è che c'ha qua. Brillante, hai aperto la porta. Grazie, grazie, grazie. Questo è uno stregone. Questo qui vi aiuterà a potenziare le magie. Lo troveremo al santuario delle gambe del fuoco. Quindi state tranquilli. Attenzione a questi, perché questi qua adesso sono diventati leggermente più bastardi. Vedete, fanno a parte più danno e poi c'hanno il fuoco. Se non avete uno scudo con la protezione del fuoco, un po' di danno ve lo fa lo stesso. Io ho lo scudo cimerio in questo momento perché nell'online serve abbastanza perché ci sono nella foresta ci sono quando vi invadono, ci sono molti giocatori che sono dei maghi. E quindi usano magie e qui lo scudo cimerio è uno dei più forti per le magie, quindi ho optato per questo scudo. Voi comunque usate i migliori scudi, cioè sempre usate
le migliori attrezzature che avete a disposizione, perché andando avanti nel gioco sarà tutto più complicato. Qua adesso cadrete in un'imboscata, andando però più avanti. Nel momento in cui si apre sta porta, basta. Tornate indietro, perché ci sono questi giovanotti che fanno queste combo e vi levano parecchia vita. Oltre ad essere molto veloci questi, voi curatevi, cioè una volta che fanno l'attacco che potete curarvi, curatevi perché non sono forti di difesa, ma se vi acchiappano così in tre, cioè avete poche speranze di sopravvivenza. Ok, poi si possono anche curare. Entrate sempre nelle porte che hanno aperto. Qua si trova una spezza corazza. Qua niente, se non erro. Sì, non c'è niente. Ok, adesso tra poco dovremmo sconfiggere il demone toro. Qua ci sarà parecchio da incazzarsi, perché davvero è un boss molto temibile, molto molto temibile. Ok. Comunque in questa parte vi dovrebbe invadere un giocatore che non so se è Kirk, comunque uno spirito oscuro, uno spirito rosso, sì, è. Fate attenzione, usate intelligenza, non curatevi quando lui è troppo vicino a voi. Cercate sempre di parare e attaccare. Questo qua è il metodo più veloce per sbarazzarvi di tutti i nemici. Tutti i nemici. Qua trovate un po' di oggetti, un po' di attrezzature, armature, armi. Allora, io adesso attraversando questa nebbia si trova il demone toro. No, il demone toro, il demone capra, se non è. Sì. Sì, boss demone capra, sì. E i segni d'evocazione, se volete aiuto. Ah, questo è un messaggio che ho scritto io. Attenzione, boss, vabbè, cancello, fa niente. Li trovate qua di solito, vicino al boss. Voi pazientate, se non escono. Provate a fare start e uscite dalla partita e poi ritornate, perché può essere che magari in quel server lì c'è poca gente. Allora, io cerco di farlo come l'avevo fatto io. Io mi ero fatto aiutare. La prima cosa da fare è sbarazzarvi di questi topi, cioè di questi cani del cazzo. Cercate di stare abbastanza lontano da lui. La prima cosa è uccidere i cani. Voi continuate a salire su. Lo aspettate. Aspettate che salga. Una volta che sale, scendete giù. Una volta che scende, lo attaccate. E poi scappate. E ritornate sopra. Potete fare o l'attacco dall'alto, se riuscite, se ce l'avete sotto, tipo. No, adesso no. Oppure, come ho fatto vedere prima, voi lo aspettate qua sopra. Lo aspettate. Quando sale vi buttate giù, vi spostate prima che vi salga addosso. E poi attacco. Attacco, gli fate due attacchi se avete armi veloce. Se avete armi un po' pesanti come ce l'ho io, fatene due. Cioè fatene uno, due, non troppi, perché sennò rischiate soltanto di morire. Ok, ormai, cioè, ormai è morto. Chiave delle profondità. Ci ha dato le chiavi della profondità. Un altro problema. Ah, questo si è buggato, questo cane. Ecco. Ecco. Diciamo che questa parte è durata poco, penso 10 minuti, un quarto d'ora. Comunque il demone capra l'abbiamo sconfitto. Qua ci sarà da sudare davvero, se le prime volte soprattutto, perché io sono equipaggiato bene,
Però voi no, io i boss li uccido come si dovrebbe, come li ho fatti io all'inizio, cioè come li ho uccisi io all'inizio. E i segni di evocazione li potete trovare qua, oppure quando scendete le scale per entrare in quest'area. Comunque sono qui, di solito la maggior parte delle volte li trovate qua, in questa parte del gioco. Ok, da Mr. BT 1991 è tutto, ci vediamo ai prossimi video. Ciao ragazzi!